Benvenuti a tutti, prego. So che ci sono delle... c'è la possibilità di ascoltarci anche in inglese, quindi continuo in italiano. Il professor Albertini, che ringrazio, modererà insieme a me questa conversazione. È il 13° anno di Open Roads e onestamente ne siamo molto orgogliosi. Vi do soltanto delle cifre: 200 film circa mostrati in 13 anni, una trentina dei quali hanno trovato distribuzione. Voglio ringraziare personalmente Roberto Ciccutto, presidente e amministratore delegato di Cinecittà. Allora, solo amministratore delegato. Se esiste Open Roads lo dobbiamo a lui, quindi dobbiamo a lui ringraziamenti. Non ho detto se è stato fondato, se esiste quest'anno. Grazie a tutti voi. Ogni anno ci ritroviamo qui e mi assumo la responsabilità per questo, ma non voglio che quest'anno, come è successo ogni tanto, questa chiacchierata si trasformi in un elenco di lamentele su cosa non va nel cinema italiano. Io vorrei invece di parlare per cercare di fare qualcosa per il nostro cinema, come cerchiamo di farlo mostrando ogni anno il meglio della nostra produzione. Avete visto da queste breve immagini, a proposito, ne mancano alcuni dei film, non li abbiamo mostrati perché non ci sono i registi, ma anche il film di Gianni Amelio non l'abbiamo fatto vedere, ma il film è in programmazione, Il primo uomo, un film molto bello che consiglio a tutti di vedere, come manca il film di Paolo Virzì perché il protagonista Luca Marinelli è appena partito, ma c'è ancora un'altra proiezione. Abbiamo cercato insieme a Dennis Lim e Marcella Goglio della Film Society Lincoln Center di dare un quadro molto variegato del cinema italiano. Abbiamo due documentari, i registi sono qui, Guido Torlone e Giovanna Taviani. Ci sono film diversissimi, ci sono delle commedie. Ci sta un film che non oserei certamente definire una commedia, come La Bella Addormentata. Ora ne parleremo con Marco Bellocchio. Insomma, un quadro assolutamente variegato di quello che è il nostro cinema. Vorrei fare la prima domanda proprio a Marco Bellocchio. Marco, tu hai debuttato più di 40 anni fa nel cinema, con i pugni in tasca, come sappiamo tutti, evitando ancora una volta ogni tipo di lamentela su quello che è il cinema italiano oggi, ma come l'hai visto cambiare da un punto di vista produttivo rispetto al tuo esordio in tutti questi anni? Tu credo che nessuno come te, almeno seduto con noi, può raccontarlo. No, mi vedo. Nella vita, cioè, no, una considerazione, no, per molti anni in questi convegni io ero il più giovane, adesso sono il più vecchio, ma questa è la vita, questa è giusto, e tanti passare la mano, insomma. No, nel 65 tutto era diverso, prima di tutto perché gli spettatori erano infinitamente più numerosi, i film si autofinanziavano, non c'era la televisione, cioè tutto diverso. Praticamente c'era un'industria in cui c'era una distribuzione, dei produttori, e si puntava su quelli che erano gli incassi nazionali e poi anche coproduzioni con l'estero, con l'Europa soprattutto, e anche raramente vendite all'estero, dipendeva dal film, ecco. L'ho detto non mille ma forse 10.000 volte che I pugni in tasca è stato il mio unico affare della mia vita, nel senso che avendolo prodotto io, adesso detenendo ancora i diritti che adesso non valgono più nulla, però insomma praticamente è stato, ho guadagnato del denaro da questo film, ecco.
No, anche altri film hanno avuto successo, però non ero io il produttore. Insomma. Nel 65, in quell'anno, si producevano circa 200 film l'anno. Adesso, mi corregga Roberto, credo che la cifra sia intorno al 60-70. 110, di cui 70 distribuiti. 70 sono quelli distribuiti, comunque è certamente un decremento notevole. Sì, ecco, questo un altro dettaglio. Appunto, si fanno molti film e penso, questo ditelo voi che siete più esperti, i film non distribuiti oggi sono molto numerosi, mentre a quei tempi praticamente tutti i film venivano distribuiti, era rarissimo che un film non venisse distribuito. E poi, ripeto, solo a partire dalla fine degli anni 70 la televisione è incominciata ad intervenire con dei preacquisti, ma piuttosto modesti. Il primo film che è stato preacquistato, che io ho diretto dalla televisione, è stato Salto nel vuoto, mi pare. La Rai diede circa 90 milioni, ecco. Ma poi dopo tutti noi sappiamo la storia, che è cambiata totalmente, e adesso siamo in una situazione di crisi, lo sappiamo, ma in cui si assiste a questo fenomeno di una moltiplicazione dei film a basso, bassissimo costo. I Pugni in tasca era un film a basso costo che però facendo i conti dell'inflazione rispetto ad oggi era un film a medio costo. Adesso i film a basso costo continuano a diminuire. Sento appunto film fatti anche con 50.000 euro, 200, 300, insomma, che si fanno. Quindi c'è una produzione, però alcuni, non so, molti, questo lo direte voi, non vengono distribuiti. Ecco. Quindi il fenomeno di non essere distribuiti è fortemente aumentato in questi ultimi anni. Prima di dare la parola a Stefano Albertini, e tra l'altro voglio complimentarmi per la bellissima mostra delle foto, so che ci sono i curatori Maria Politano e Andrea De Fusco qui, ringrazio anche loro. Vorrei solo anche scusarmi con Maria Sole Tognazzi, prima non l'ho nominato, le do il benvenuto. Stefano, a te. Io following up on your question to Mr. Bellocchio, I wanted to jump to Giovanna, who is to your left, that but not to talk about the film you're presenting now, but about a film one of your films that you presented at Open Roads and here about 10 years ago, I nostri trent'anni, in which you actually touch on this topic of the different generations of filmmakers in Italy. And some of the protagonists of that documentary of yours, that is almost 10 years old, so it could be I nostri quarant'anni now, are on this stage. So I wanted to hear from you, from your personal point of view, of somebody of your generation, an assessment of what has happened in these 10 years after you shot your I nostri trent'anni. The reason why I'm asking the question in English is that I want my interpreter back there to take a breather. Sì, infatti è molto strano che io mi ritrovi qui dopo 10 anni con due protagonisti di quel documentario e uno, un terzo che non c'è, che è Marco Tullio Giordana. Sì. Cioè io praticamente avevo riunito avevo appena compiuto 30 anni e avevo riunito in una tavolata al Biondo Tevere, che è una trattoria romana, 6 registi appena trentenni, insomma, della mia generazione, tra cui c'era Salvatore Mereu, poi c'era Vicari, che aveva appena fatto Velocità Massima l'anno scorso, esatto. E poi quell'anno lì Sorrentino, che aveva fatto soltanto L'Uomo in Più, e poi c'era Pellegrini, Marra, Vincenzo Marra e basta, insomma, questi trentenni
raccontavano un po', io chiedevo a loro semplicemente che cosa per loro era fare cinema. Vuoi tradurre? No, traduzione. E ci riscoprivamo dopo un ventennio di smarrimento, gli anni 80-90, in cui comunque non andavamo più a vedere il cinema italiano, almeno personalmente mi era passata anche un po' la voglia di andare a vedere il cinema italiano, perché il cinema italiano lo facevo io, pensate, non ci raccontava più il nostro destino nel mondo. Ora non mi fate essere retorica, però si era un po' scollato, no, dal contesto. Mi ricordo che Pontecorvo andò, inteso come Gillo, non Gillo, il figlio Pontecorvo, che è un regista. Mi ricordo che venne al movimento universitario, parlo degli anni 90, alla Pantera mi sembra che fosse, e disse: io non faccio più cinema perché non riesco più a capire quello che mi succede intorno. Allora, questa generazione di trentenni, che poi è diventata adesso Salvatore Mereo e tanti altri, fra l'altro con una bellissima, invece, ora fatemelo dire, un po' una quota rosa meravigliosa di cinema femminile, un altro tema importante. Mi non permetti c'era di dire una donna. Che sono particolarmente felice di Anch'io. Avere quattro registe questa, sì, questa sera e nella infatti, serie. Richiamava come padre, come padri, il cinema degli anni 60, 60-70, e Bellocchio era uno dei nostri maestri, cioè dopo maestro, so che non ti piace questa parola. E quindi mi sembra che oggi il cinema italiano sia ricominciato, sia dei padri che dei figli. Fra l'altro Marco Bellocchio mi disse una cosa molto bella in quel documentario, mi disse: ci si può liberare dai padri senza bisogno di doverli uccidere. Beh, detta da te è abbastanza bella. E infatti coming from the director of The Fist in the Pockets that ends up killing his parents and Good Morning Night and Buongiorno Notte. E credo, scusa, l'ultima cosa, che in questa oggi siamo qui e io ho visto di questi film, almeno voglio citare quello di Mereu e quello della Tognazzi, che è quello di Cipri, perché ho visto questi tre, gli altri non l'ho visti, e devo dire che sento che c'è una nuova vitalità del cinema italiano, una nuova vitalità che rinnova il genere, perché il film di Mereu e anche il film di Cipri sono due film che rinnovano assolutamente il genere, no? Non si sa, quello di Mereu è un po' un insieme tra documentario e film di finzione, con lo sguardo in macchina della ragazzina, no? Che si... Anche la Tognazzi fa una commedia, però una commedia che comunque tocca un tema che ci riguarda tutte, fra l'altro il tema femminile, della donna, eccetera. Quindi sento che c'è una nuova vitalità, soprattutto sullo stile, sul linguaggio, che abbiamo ritrovato un po' dalla generazione dei nostri padri. E qua devo citare Paolo e Vittorio, perché Cesare deve morire, a proposito di film low budget, non a poco costo, a basso costo, è un film molto sperimentale, e questi a 84-82 anni si reinventano il cinema, come appunto l'esempio di Bellocchio e di, insomma, quindi penso che sia un momento positivo. Brava, thank you. Grazie, for the optimistic Giovanna. Message, Giovanna. E ho premesso che non voglio fare un elenco di lamentele, però una domanda un pochino provocatoria voglio farla, la faccio a Guido Torloni per un motivo preciso, perché abbiamo... we just show at Open Roads this document, this beautiful documentary, Handmade Cinema, which is about the great craftsmen of Italian cinema, the production designer, costume designer, makeup artist, etc. We have a great tradition of craftsmen, but we have also a great, great tradition of artists, of course. In his films, we saw scenes from The Leopard, just to mention one name, of Dead in Venice, or The Sheep Sells, oh, sorry, The City of Women, and other films directed by great masters. Well, the fact is that in the 60s and 70s and 80s, great craftsmen, production designer, etc., won several Academy Awards and conquered Hollywood, and conquered not only Hollywood but international cinema, together with the directors, not only the production designer but also the directors. In the recent 10-15 years, it seems that only the craftsmen conquered Hollywood, no longer the artists. Why do you think this is happening? Is it just a matter of talent, or is just the cinema that is changing?
Proprio a me la domanda è provocatoria. No, lo chiedo ovviamente a tutti se qualcuno vuole intervenire. Ripeto brevissimamente, cioè negli anni 60, 70, 80 avevamo una, alcuni straordinari registi, Fellini, Visconti, eccetera, eccetera, oltre a degli straordinari, passatemi il termine per capirci, artigiani o capi reparto. Entrambi conquistavano il mondo. Ora sembra che il mondo è conquistato solo dai capi reparto, non più dai registi. È successo qualcosa? È diminuito il talento? È cambiato il cinema? No, adesso non credo che sia... Rispondo in italiano perché è più facile. Non credo che sia cambiato il cinema. Adesso non mi ricordo l'ultimo... Chi è Benigni? Che Benigni è stato l'ultimo Oscar, a prendere l'Oscar. Se non sbaglio, 99. L'ultimo Oscar è Benigni. Quindi sono 14 anni fa. Dei film italiani che stanno... Sono no, ma non voglio parlare solo di Hollywood, del cinema americano, che sia chiaro. Parlo proprio di una situazione... di tutto il mondo, anche se ha appena citato Cesare Deve Morire, che appena vinto un anno Berlino. Fa ha vinto l'Orso d'Oro a no. Berlino, però è un'eccezione, consentitemi. Io direi che delle grandi produzioni straniere utilizzano i nostri costumisti, scenografi, i nostri truccatori, montatori, direttori della fotografia, perché sono notevoli anche loro. Per cui si avvalgono dell'abilità di questi grandi maestri nel loro settore, per cui riescono ad arrivare ai premi, alla distribuzione straniera, lavorando in grandi produzioni. Per cui siamo felicissimi che riescono a lavorare all'estero e non solo in Italia, per cui è più facile che raggiungano una circuitazione internazionale. E il nostro cinema pure arriva spesso, dipende molto anche dalla distribuzione. Però insomma, vediamo che... Però quello che mi sembra stia avvenendo, voglio estendere la domanda anche ai registi qui, è che i nostri cineasti, anche quelli bravissimi per carità, hanno tentato o sono riusciti a seguire due strade. O nel caso americano la hollywoodizzazione, se mi passate questo neologismo, pensate al cinema di Gabriele Muccino, no? Che ha fatto dei film puramente americani mettendo al servizio la sua bravura e il suo talento. Oppure dei tentativi di fare film molto personali, pensate al film di Paolo Sorrentino, che però non hanno ottenuto, almeno da un punto di vista commerciale, però ahimè anche da un punto di vista critico, il riscontro che forse meritava o che forse si aspettava il regista. Negli anni 60, 50, 70, dopo il grande momento del neorealismo, La dolce vita, per fare un esempio, conquistava il mondo. Ecco, questa mi sembra una differenza. È solo un fatto di talento. Non esiste oggi un Fellini capace di... ma non direi che è così. Ecco. Vi siete chiesti questa domanda. Viceversa, Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo, Gabriella Pescucci, ora dico i primi nomi che mi vengono in mente, Pietro Scalia, un grandissimo montatore, i direttori della fotografia, Dante Spinotti, eccetera, eccetera, continuano a collaborare. Sembra, traduco, che la grande industria ci utilizza come artigiani, ma non come artisti. Cioè utilizza il talento dei nostri bravissimi, magnifici e giustamente elogiati capi reparto, come volevo chiamarli, ma non sembra interessato, sembra molto meno interessato alle idee o alle proposte artistiche. Questa è la riflessione. C'è un motivo secondo voi oppure sono... No, vorrei dire qualcosa ma non so cosa, nel senso che cioè, consideravo questa cosa, cioè, ho pensato la prima volta adesso con te a questa questione. Ma non mi sembra di dire una cosa sbagliata. No, è vero, non ci avevo mai pensato. Però la risposta io personalmente non ce l'ho. Ce l'hai tu? Pappi, secondo c'è qualcuno me, che vuole tentare. Pappi sa dire cose. Non c'è una risposta, però immagino che... A parte parliamo di grandissimi artigiani, tra virgolette. Sì, ma non lo dicevo mica facendo una classifica. Sono veramente uno scenografo, un direttore della fotografia piuttosto che un montatore o un costumista, è a servizio di un regista. Il regista, tra virgolette, segue una sua linea e quindi magari il suo stile, il suo modo di fare cinema è poco appealing per un pubblico straniero. Credo questa forse credo sia la risposta, perché la risposta le sa sempre il nostro padre, ma però immagino che sia questo forse il gap, diciamo, della questione, uno dei gap, credo. Salvatore, vuoi intentare? Io avevo per esempio una costumista candidata all'Oscar,
Però a parte questo passo il microfono. La Cannarozzi, la Antonella, che è stata candidata per Io sono l'amore, che è una brevissima costumista. Però ad esempio, ecco, Antonella dopo la candidatura all'Oscar ha provato, non si è trasferita in America, però ha provato un po', mi sembra, dei tentativi di e al momento ancora non è riuscita a fare altre cose. Ad esempio, cito una persona che conosco e con cui ho lavorato, Mereu. Maria Sole, mi dici qualcosa sul tuo film, che sono molto colpito, ve lo consiglio a tutti, tra l'altro sta avendo un grande successo in Italia e ti faccio i complimenti. Grazie. È un film un pochino anomalo per l'Italia. Prego? Viaggio sola è il film, diretto da Maria Sole Tognazzi con Margherita Bui e Stefano Accorsi. Innanzitutto ha un'ambientazione un po' anomala perché è un po' girato intorno al mondo. C'ha qualche somiglianza, lo dico come complimento, no? Con un film che ho visto qualche anno fa, questo con George Clooney, cioè un film che racconta una vita in apparenza di lusso ma che rivela una certa solitudine dei protagonisti. Il film ha trovato una partnership produttiva con gli alberghi dove è girato il film stesso. Ecco, perché ti parlo di questo? Perché il cinema si adatta alle condizioni economiche, cioè è una cosa completamente nuova. Un film di Sorrentino precedente è stato cofinanziato da alcune banche, cioè sta cambiando completamente. Ma guarda, il mio film non è stato finanziato dagli hotel, sì. È un film che racconta un lavoro innanzitutto per lo più sconosciuto a molti, che è appunto l'ispettore in incognito negli hotel di lusso, cioè sì. Sono questi signori che vengono spediti, mandati negli alberghi 5 stelle fingendosi dei clienti normali per valutare la qualità dell'albergo. Dopodiché si dichiarano e se non superano un certo punteggio puoi essere escluso da una categoria. Quindi intanto nasceva dall'interesse di raccontare un lavoro che nessuno conosce e poi una tematica che mi stava a cuore, che era quella della donna sola, nel senso donna autonoma, non necessariamente moglie e madre, una figura femminile a mio avviso contemporanea ma che viene poco raccontata al cinema come personaggio femminile. E queste erano le due ragioni che ci hanno fatto scrivere il film. Una volta scritto... E il film si svolge appunto tutto negli alberghi di lusso, perché questi ispettori in incogniti, chiamati ospite a sorpresa, viaggiano tutto il tempo, vivono l'80% della loro vita in questi alberghi. Quindi era ambientato negli hotel del mondo, Cina, Africa, e il mio film era, come viene definito, un low budget, nel senso che è un film che è stato fatto con 1 milione di euro, quindi... E complimenti, perché sembra molto più ricco, e questo è un talento del regista. Ma non è talento mio, devo dire quello è il talento degli alberghi, che erano talmente belli che sembra un film lussuosissimo, io non ho fatto nulla. Però di fatto era un film, diciamo, considerato low budget perché è una cifra, soprattutto su un film che si svolge in 7 paesi del mondo, difficile da realizzare, però questo è quello che avevamo a disposizione. Mi sono semplicemente fatta venire un'idea, cioè dopo averlo scritto ho pensato che una collaborazione con una catena di alberghi che capisse anche lo spirito del film poteva dare una mano. Quindi ho mandato la sceneggiatura qui in America alla Leading, perché ero stata ospite in un hotel in Italia che appartiene a questo gruppo Leading Hotels of the World. Sono più di 400 hotel di lusso nel mondo. Ho mandato la sceneggiatura chiedendo solo di leggerla e per capire se poteva esserci un interesse. È stata letta e la risposta è stata positiva, soprattutto per il fatto che questo lavoro non era mai stato raccontato in nessun film, neanche americano. Quindi si sono incuriositi. E poi perché si mostravano chiaramente gli alberghi. Loro non è un product placement, come si usa dire, nel senso che non ci hanno dato del denaro, ecco, in cambio della pubblicità. Che tipo di collaborazione avete avuto? Ma te la dico subito. Ci hanno dato tutti gli alberghi gratis per girare, quindi io non ho pagato le location. Okay. Hanno ospitato la troupe, tanto facendomi vivere l'ebbrezza degli alberghi da 2000 euro a notte, tanto per dirne una. Quindi già questo può bastare. E in questo modo noi abbiamo non solo dimezzato le spese, ma meno della metà, cioè praticamente a parte i viaggi, è una troupe molto 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 ridotta, cioè alla fine in Marocco eravamo io, la Bui e un tale Rajid con la macchina da presa. Ma veramente in tre soltanto? Senza neanche il fono, non c'era anche il fonico. Abbiamo fatto tutto il Marocco, è stato fatto dopo. E a parte io, Rajid e la Bui, insomma, siamo partiti come un film quasi normale, perché alcune scene sono state girate in Italia e poi sempre meno, sempre meno, sempre meno, alla fine io, la Bui e Rajid. Però è andata bene. Soprattutto la cosa, non voglio dilungarmi troppo, è la stanchezza, ma la cosa interessante di questi alberghi qual è stata? Che nel film
chiaramente, non essendo un documentario ma un film, il nostro ispettore in incognito, ossia la Bui, trova delle cose che non funzionano in questi alberghi meravigliosi e lussuosi. Quindi non si fa una bella pubblicità agli hotel, come dire. E loro sono stati molto intelligenti perché hanno capito che al di là che l'impatto comunque visivo era meraviglioso, perché sono posti molto belli, quindi la gente sogna di poter fare un giorno un viaggio, e quello già a loro andava bene. Ma hanno capito che in fondo si racconta che una camera, per esempio, di un albergo così lussuoso comunque ha un servizio di controllo praticamente maniacale. E la gente questo, hanno capito che era rassicurante, cioè far vedere che comunque ambienti così lussuosi sono controllati in quel modo affinché, cioè, quel sogno di una stanza a quel prezzo deve avere una, insomma, va ripagato, ecco, avete capito, il jet lag in pieno. Quindi insomma sono stati molto intelligenti ed è stato il modo per me di concludere il film e di fare il film. Non hanno investito del denaro, ma era del denaro che io non avrei avuto per poter pagare quei posti lì. Quindi è un'idea che mi è venuta, ma dopo averlo scritto, diversamente non avrei fatto il film. Però è stato un insegnamento, cioè io non dico di pensare oggi in un momento di crisi a dei film che uno può concludere attraverso delle collaborazioni a priori, perché non può nascere così un film, non sarebbe onesto, non so come dire. Però una volta, ed è per cui per me è stata una casualità, però dico che in momenti di crisi delle idee possono aiutare, possono servire a concludere, a riuscire a fare i propri film. Quindi insomma io sono stata molto fortunata e a volte sono anche delle belle casualità. Stefano. Grazie. Una domanda per Papi, perché nel tuo film esamini un altro aspetto di questo, diciamo, lusso sfrenato della società contemporanea, che è il lusso di rifarsi la faccia. E anche tu, come Maria Sole, esamini questo aspetto con ironia, ma senza moralismi nel tuo giudizio. Cioè la tua ironia di fondo, che è la tua cifra stilistica, anche il tuo umore napoletano, se vogliamo mettergli un aggettivo, in cui guardi con uno sguardo, però non c'è un giudizio morale. No, infatti in realtà io questa storia l'ho scritta nel 2000, perché appunto mi interessava proprio l'idea della plastica come metafora e non per motivi personali, perlomeno all'epoca, e e quindi stai cambiando idea? No. No, mi metto paura anche di una goccia di sangue. No, però l'idea era che mi divertiva come metafora. Pensavo che il voler cambiare la faccia, voler cambiarsi, cioè il cambiarsi, il cambiamento attraverso appunto l'estetica, mi sembrava un tema interessante, però molto rischioso, molto cadevi facilmente nel retorico, nel moralistico. Quindi ho sempre rimandato, poi ho trovato una chiave. Cioè, lo metto tutto in chiave non grottesca, perché odio il grazie a Dio non l'hai detto, appunto in chiave grottesca, ma comunque parossistica o ironica, ecco, diciamo così. Quindi ho trovato un modo per raccontare quella cosa lì, anche se poi il film tratta anche altri temi, ma sicuramente il tema portante è quello di volersi cambiare per arrivare comunque a un successo, per voler capire, per migliorarsi, migliorare la propria posizione, ma attraverso appunto l'elemento che è estetico, che è vacuo, diciamo, più delle volte, però non serve, non sempre serve, diciamo, ecco. Grazie. Questo. Se non sbaglio, correggetemi, i film di Susanna e Salvatore sono gli unici tratti da libri, è così? Ecco, vorrei brevemente da entrambi il loro approccio alla matrice letteraria. Iniziamo con Susanna, che finora non ho ancora parlato. E se ritenete che ancora, se ancora adesso la nostra letteratura, i nostri libri sono una fonte preziosa, importante per quanto riguarda il cinema. Ma in realtà quello che è successo a me è stata una cosa un po' particolare, perché io volevo assolutamente fare un film che fosse di fantascienza e che avesse un elemento fantastico. Mi piaceva l'idea del viaggio nel tempo, avevo scritto anche un film di fantascienza che non farò mai, e praticamente non mi sentivo soltanto dire in Italia non si può fare, in Italia non te lo fanno fare, queste cose le fanno gli americani, eccetera. E poi a un certo punto invece il mio produttore mi ha fatto leggere questo libro, che è un libro di Walter Beltroni, sì, di 3 anni fa, che era la storia della scoperta dell'alba, dell'alba, pubblicato anche negli Stati Uniti, che era un libro che aveva venduto molto ed era andato bene, e quindi
a questo punto io potevo proporre un soggetto di fantascienza con una storia che fosse italiana, che fosse andata bene anche in Italia, insomma, come anche come vendite del romanzo, eccetera. Ed era la storia di un uomo che telefonava a se stesso da bambino e, mettendosi in comunicazione con se stesso da bambino, riusciva, aveva una seconda possibilità per salvare la vita al padre che aveva perso da piccolo. La cosa anche bella del libro era che era sì un tema, io mi ricordo quando me l'hanno raccontato ho detto vabbè, ma è un film americano, perché sembrava un film di Shyamalan, di quelli, però in realtà aveva a che fare comunque con l'Italia, con la nostra identità, perché aveva a che fare con gli anni del terrorismo, gli anni di piombo. Con un problema anche di rilettura di quel passato da parte delle generazioni che allora erano, appunto, da parte di quelli che allora erano bambini, per cui una rilettura di quegli anni attraverso gli occhi dell'infanzia, e quindi mi dava tutte queste possibilità il libro. E io da lì sono partita ed è stata una sfida interessante. Poi l'abbiamo anche, cioè l'ho dovuto anche cambiare per renderlo mio. Nel senso che comunque secondo me quando si lavora in generale su un libro si fa un lavoro. Io non lo sapevo che il tuo film era da un libro, però è un libro di culto, ora ne parlerà fra un attimo. Un attimo solo, volevo dire che nel pubblico c'è anche Laura Delli Colli, che è la coautrice di Handmade Cinema, e la ringrazio per essere con noi. Ha avuto un giusto e meritato successo poco fa all'Lincoln Center. E ora do a Salvatore. Non nascondo che pochi giorni fa abbiamo avuto proprio qui una chiacchierata su Bella Smariposas, che è il suo film, che consiglio come tutti gli altri. Prego, libro di da dove viene il film, eccetera, racconta tu. Sì, il film viene da un racconto molto amato nel posto in cui io vivo, la Sardegna, ma è pubblicato da un editore importante in Italia che è Sellerio. È un libro che sognavo di portare sullo schermo da tempo e ho cercato poi alla fine da solo la condizione per poterlo realizzare, forse non tenendo conto fino in fondo di una cosa che ha detto prima Maria Sole, è giusta, e che sulla quale ahimè bisogna riflettere, è che quando scegli anche un libro devi pesare fino in fondo quanto poi questo ti impegnerà, costerà, perché il rischio è che poi fai torto a un libro nella realizzazione, no? E cioè, è importante pensare agli aspetti produttivi del viaggio che stai per intraprendere. Mi pare che nel suo film ci sia questa grande idea vincente, non so quanto appunto fosse il risultato di un pensiero freddo, scientifico, oppure quanto sia arrivato per caso, però è importantissimo non perdere il libro per strada. Perché si fa un film da un libro? Intanto perché lo si ama e perché poi, come dire, si evita e ci si risparmia quel lungo lavorio che è l'edificazione di un soggetto, la consolidazione di personaggi che funzionano. Qualcuno lo ha fatto per te prima di te, e magari anche sbattendoci la testa al muro, per cui ci si trova nella bella condizione di ereditare una storia che magari già funziona. Poi i problemi arrivano dopo, quando capisci che poi i film funzionano in un'altra maniera, però si parte indubbiamente da un grande vantaggio, ecco. Io vorrei fare una domanda ad Elisa Fuxas. Come ho già detto prima, sono particolarmente felice quest'anno, divido ovviamente gli eventuali meriti con gli altri curatori, di aver quattro registe donne. Il suo film ha per protagonista una donna, si chiama Nina, è il titolo del film. Anche questa è una domanda un po' provocatoria. Grazie, scusami. Esiste un cinema al femminile secondo te? Oddio, forse vado a lavare la faccia, faccio una doccia, poi ti rispondo, prendo un po' di tempo. Guarda, mi ha fatto una domanda simile Magrelli a Bari, dove abbiamo presentato il film poco fa. Dopo Tokyo, Bari, insomma, è stato abbastanza... Decidi tu se è un upgrade o no. Ma fai anche questo, poi rispondo dopo la doccia. E mi diceva appunto se era un film femminile. E forse non basta che sia una protagonista donna, una storia di una donna, e io che sono una donna, che l'ho scritto con un'altra donna, che è Valia Santella. Tra l'altro volevo fare questo lavoro, cioè il cinema, perché mi sembrava un mondo più maschile che femminile, quindi insomma è proprio il paradosso definitivo, no? E io gli ho risposto che secondo me quel film, cioè il mio film,
è un film neutro e Diane, che è Nina, è un personaggio che non è né uomo né donna e attraversa una fase che non ha nessuna identità, non è un adolescente, però considerando che oggi viviamo 200 anni, un trentenne in fondo è quello che, no, ora esagero, però insomma non credo sia un film femminile, anche se piace di più alle donne, quindi forse sbaglio non crederlo. Vorrei iniziare a sentire se ci sono domande dal pubblico, se no facciamo un ultimo paio di domande. C'è qualche domanda? Ma cosa vuole dire non è un cinema femminile? Cosa vuole dire? No, io mi chiedo se esista, non è che lo voglio dire io, non è che lo definisco io. Ci sta un mondo anche non solo nel cinema, c'è una letteratura. Jane Austen è sempre stata, tra virgolette, definita letteratura femminile. Vero, sbagliato, giusto? Io pongo soltanto la questione. Lei mi sembra che abbia dato una bella risposta. Non so se le altre registe donne, esiste secondo voi un cinema al femminile? Io veramente quando mi chiedono, a me mi fanno un'altra domanda spesso, che sicuramente hanno fatto anche a voi: è più difficile per una donna fare un film? E io ogni volta mi faccio questa domanda e mi dico, ma perché domanda è? Nel senso che non riesco a fare distinzione tra un cinema femminile e un cinema maschile, nel senso che trovo che sia oggi molto difficile fare un film e che la difficoltà la vivono gli uomini e le donne allo stesso modo, e non riesco, per me esistono dei registi, punto, e non riesco a distinguere il cinema femminile dal cinema maschile, io personalmente. Anche tu, Mereu, io... come te la trovi? Mi vuoi passare la patata? Ma no, io credo di aver fatto un film sposando in questo caso un'ottica femminile, credo che i maschi nel mio film ne escano male, abbastanza male. Quindi la storia di due ragazzine colte in un passaggio delicato della loro vita, ma i maschi fanno tutti una pessima figura nel mio film. Allora, siccome giustamente la signora ha posto un'obiezione, forse cerco di elaborare un po' quello che intendevo dire. Se un regista, uomo o donna, cerca di raccontare una protagonista donna, una psicologia femminile, il fatto che questo regista sia un uomo o una donna probabilmente agevola o non agevola. Fa capire meglio o meno la psicologia, la personalità di questa donna, questo intendevo dire. Non so se è più chiaro quello che ho spiegato, volevo solo un'eventuale riflessione delle altre due registe donne con me, Susanna e Giovanna. Esistono personaggi femminili scritti molto male dagli uomini e personaggi maschili scritti male dalle donne, purtroppo. Questo sì. Però non lo so. No, che dici? Io all'inizio, quando mi facevano questa domanda, mi arrabbiavo molto e dicevo no, non esiste un cinema femminile o maschile. E quindi mi ricordo che facevo tantissime litigate con le femministe, mi ricordo la tavola rotonda sullo sguardo al femminile, dove io sostenni che io raccontavo, per esempio, nel primo mio documentario avevo avuto a che fare più con la mia parte maschile, e invece per esempio nell'ultimo Fughe a Prodi, non questo, che più con la mia parte femminile, quindi storicizzavo e dicevo ognuno di noi è attraversato da una, cioè ontologicamente non mi sembrava che invece anche perché sono d'accordo, chi è che lo diceva, che il cinema di per sé per me comunque era una cosa maschile, no? Vabbè, io perché ho anche due padri, che il cinema per me è identificato con il sesso maschile, quindi per me era proprio... Però dicevo, io l'ho fatto così, invece oggi vi dico che questo tema secondo me è importante, secondo me esiste invece uno sguardo femminile, è vero, invece non diciamoci bugie, non è vero che è facile, che per noi è difficile per tutti, sì, secondo me per noi, ma non riguarda soltanto il cinema, riguarda tutto il ruolo della donna nella società, una donna che ha a che fare con un lavoro così impegnativo, così creativo, che ti porta via giorno e notte a pensare al montaggio, dove ce l'hai il tempo? Infatti il prossimo mio documentario, Essere donne, una fiamma nel mio cuore, cioè io vado a interrogare quattro generazioni di registe donne, europee e anche americane. Sì, per adesso sto valutando dalla Agnès Varda alla Satrapi fino alla Bigelow qui in America e la Margaret Fontrotta, per chiedere come avete fatto voi, se ci siete riusciti, a conciliare
le due grandi fiamme del mio cuore, che sono la fiamma per l'arte e la fiamma invece per la maternità, per la famiglia, per il privato. Come riuscite a mettere insieme le due cose? Perché io non ci riesco. Poi sono contenta di, però io ho dovuto rinunciare fino ad oggi a delle cose per esprimere me stessa, perché il tempo, dai, ora diventa un po' retorico, quindi secondo me ci sono delle difficoltà invece per una donna, ma fa parte anche di tutto il ruolo, anche in famiglia, io, famiglia patriarcale, ho dovuto lottare per esprimere me stessa e per dire esisto anch'io. E poi appunto esiste uno sguardo al femminile, secondo me sì. Penso che lo andrò a indagare quando farò il documentario, poi se Antonio Monda mi rinvita ve lo farò vedere cosa uscirà fuori. Ci devo pensare. Dico questo perché forse questa idea bisogna svilupparlo ancora di più, non solo dal punto di vista letterariamente, anche la produzione. Infatti, no? Tutte donne da parte della produzione, anche da parte della parte letteraria, la scenografia, la sceneggiatura. Potrebbe essere un'idea molto interessante. Mi sembra che... no. La città delle donne, appunto, abbiamo visto nel suo documentario. Io sono mia, certo. Prego? Sì, sì. Altre domande? Any more questions from the audience? Yes, Laura Delli Colle. No, una domanda, ma mi avete fatto venire voglia di dire una cosa. Prego. Da dire. Conoscere come esperienza proprio di osservazione sul campo, e non solo ha ragione Giovanna, ma penso che basterebbe guardare il film di Maria Sole Tognazzi per capire appunto quale può essere una ipotetica risposta alla domanda che ci si fa oggi nella società italiana, per esempio, per dire una cosa così banale, proprio sul rapporto, su quel sottile confine che c'è tra la libertà e la solitudine delle donne. Certo. Già questo è un punto di vista, non lo definirei sguardo come si diceva allora, quando si parlava di cinema e di politica insieme, anche da questo punto di vista per l'appunto, e quindi non parlerei di sguardo ma di punto di vista del racconto, e credo che il film di Maria Sole dimostri un po' tutto questo. Se poi lo dimostra così bene, perché racconta insieme un nuovo mestiere al femminile, che non è un mestiere femminile, anzi l'ispettore, credono che sia un maschio, nel film, se, come avete visto da questo piccolo spot, si crede che l'ispettore sia un maschio e invece è una donna. Questo già la dice lunga su come viene percepito il senso di un ruolo femminile in un mestiere di quel genere, in un ambiente di quel genere. Quindi credo che proprio lì basterebbe esserci a considerare una perfetta sintesi della possibile risposta che si dà. Da un altro punto di vista invece volevo dire che questo è un anno in cui ci sono state in Italia moltissime opere prime, cioè aumenta il tasso delle opere prime. Vi domanderete come mai. Questo credo che succeda perché è stato più facile forse riuscire a far partire economicamente delle opere prime, costano meno. E c'è stato, ma anche per l'abbassamento dei budget? Padronanza di linguaggio nel parlo, mi sembra più giusto di far così. Quindi penso che sia importante considerare che, per esempio, nel premio dei giornalisti, che sono i Nastri d'Argento, che stiamo per assegnare in Italia, che è un po' l'equivalente dei Golden Globe in America, per capirci, quest'anno solo le opere prime prese in considerazione in un anno sono 42, visto che abbiamo dato dei numeri prima. Sono circa 70 i film della produzione, sono più della metà. Personaggi femminili, Mereu lo dimostra, il suo su questo
le grandi protagoniste. È successo anche con un altro film che non vedete qui, che si chiama Acciaio, dove le due protagoniste sono delle ragazzine. Tratto dal libro di Silvia Vallone, che esatto, fu candidata allo Strega, arrivò secondo tre anni fa. Se non sbaglio. Invece sulla domanda artigiani e artisti, cioè la domanda che hai fatto tu, secondo me una teoria possibile è che in realtà questi grandi artigiani di oggi, gli artigiani da Oscar, forse non avrebbero avuto così gran successo in America se non fossero passati, lo dico chiaramente, per dei film di artisti importanti. Non a caso molti escono per esempio da storie che riguardano gli Visconti, Bellini, sono cresciuti come artigiani lì e quando sono diventati artigiani artisti loro in prima persona, forse c'è stato un elemento che li ha fatti conoscere più anche all'estero, che è il fatto di aver deciso di essere un po' meno artigiani nel proporsi o nell'essere cercati da un mercato anche di questo tipo. Cioè sono quelli che nella crescita degli artigiani piccoli piccoli una volta poi a un certo punto sono diventati artisti e hanno avuto loro stessi bisogno di affidarsi per esempio anche a mediazioni di agenti, comunque a un mercato internazionale che poi li ha portati anche ad essere più inseriti e cercati nel panel dei grandi, diciamo delle occasioni anche più grandi fuori dall'Italia. Credo che questa internazionalità sia anche un elemento molto forte. Non a caso nel documentario sono loro che ci hanno portato a conoscere queste figure sconosciute che sono la ricchezza del cinema italiano e che lavorano per tantissimi di questi grandi nomi che hanno fatto il grande salto nell'internazionalità. Grazie. Questa può essere una risposta alla tua domanda. Grazie Laura. Prima di salutarci, perché no, prego, prego. I think out of courtesy we have to summarize this because the interpreter could not hear the speech of Laura, so I'm trying to summarize it very briefly. Bear with me. First question, she says she would prefer the term point of view to the one of gaze, of female and male gaze, and she says that Maria Sole Tognazzi and Salvatore Mereu's film exemplify the ability of creating this point of view. In the case of Maria Sole, of a woman who has the job of a man, and in the case of Salvatore, of two young women to whom he gives the perfect, credible voice. The question regarding what's going on now in Italian cinema, Laura Delli Colli was underlying the fact that there is a great explosion of first movies by young directors. And in a recent film festival, they evaluated 41 of them. So this is a promising signal. It's on one hand a way to save money on the fee that they pay to directors. On the other hand, it's giving voice to a new generation of artists. And the other point was regarding the craftsmen that make cinema possible, this idea of craftsmen becoming artists, and how come now the support part of cinema who stays behind the camera, like the art directors and the costume designers and the makeup artists, still are working in Hollywood and doing great productions, and there doesn't seem to be the same request for directors. And Laura says, yes, these people were craftsmen that became artists under the guidance of great directors, and they have achieved a self-consciousness about what great artists they are, and that's why they become successful even abroad. I hope I didn't... A commento di quello che ha appena detto Laura Delli Colli, lo dico in italiano, io sto attualmente curando insieme ad altre tre persone una mostra al MoMA su Dante Ferretti, grandissimo scenografo, tre volte premio Oscar. Ebbene, Ferretti ormai ha fatto 8 film con Martin Scorsese, ha lavorato con Tim Burton, con Julie Taymor, con tantissimi, Brian De Palma, grandi registi internazionali e americani in particolare. Però prima di diventare questo grandissimo scenografo internazionale ha fatto 8 film con Pierpaolo Pasolini e 6 film con Fellini, senza parlare di Ferreri, Liliana Cavani, Elio Petri e altri grandi registi italiani. Forse c'è un'ultima domanda, quindi lasciarci, vedevo una signora. Yes, sì. Yes, the lady back there. Mm-hmm. And the Italians are so good at portraying dramatic type of venues. So
È un commento, la ringraziamo più che una domanda, grazie anche per questo. I think, Antonio, we should really close here. I just remind you that the reason why we do this round table is to encourage you to go to Lincoln Center, buy your tickets and go see these movies. Then after you've seen the movies, pick up the phone, call your friends and tell them to go see these movies. And if you have a friend who is a distributor, call him up and send him emails and say, we would like to see these films in regular theaters. That's the reason why we do these round tables here. I would like to thank Antonio Monda once again for the incredible job he's doing to promote Italian cinema in the US, not only in New York. And our directors that gave us this beautiful gift of being here with us tonight. Marco Bellocchio, Dorman Beauty. Maria Sole Tognazzi, I Travel Alone. Papi Corsicato, The Face of Another. Elisa Fuxas, Nina. Guido Torloni and Laura Delli Colli, Handmade Cinema. Salvatore Mereu, Bellas Mariposas. And Susanna Niccarelli, The Discovery of Dawn. Thank you all very much. Giovanna, perché non sei stata da fuori qua? Giovanna Taviani, il riscatto. Anche delle donne, next. Thank you all very much.